Vent'anni fa Renault inventa il monovolume compatto, lo inventa con Scénic. Vent'anni dopo, al Salone di Ginevra 2016, ripropone Scénic in una veste totalmente diversa. Proporzioni inedite, grazie alle ruote da 20 pollici, un look unico con carrozzeria bitono. Un design che rappresenta una netta evoluzione rispetto ai codici tradizionali delle monovolumi. Una vera e propria arma di seduzione. Nuova Scénic, fedele al suo DNA, rafforza la modularità grazie al sistema One Touch Folding, che ne rende ancora più facile l'utilizzo quotidiano. Ma la novità è che oggi Scénic presenta tre nuovi sistemi di assistenza alla guida, tre nuovi ADAS, tra cui uno unico nel segmento, che è appunto la frenata d'emergenza in caso di riconoscimento del pedone. La tecnologia non manca con il Multisense, l'Airlink 2 con il suo schermo da 8,7 pollici, LED Up Display a colori, fino ad una proposta diesel elettrificata con l'Hybrid Assist. Nuova Scénic sarà disponibile anche in versione 7 posti e sarà svelata prima dell'estate. Sarà anche commercializzata come la 5 posti entro la fine di quest'anno. Altra anteprima mondiale, la Mégane Sporter GT, dunque la versione station wagon della Mégane, già lanciata in Italia poche settimane fa, che sta riscuotendo un grande successo. Mégane Sporter offre una modularità intuitiva con un vano bagagli configurabile e una lunghezza di carico leader nel segmento. A questo la GT aggiunge tanto piacere di guida grazie al sistema 4 Control a quattro ruote sterzanti, che rende la guida decisamente dinamica. Con il lancio di Mégane e Scénic, Renault continua la sua offensiva proponendo la gamma più giovane sul mercato. Auto elettrica più venduta nel 2015, svegliamo oggi al Salone di Ginevra una serie limitata dedicata all'eleganza, la Zoe Swiss Edition, una versione alto di gamma che si distingue in particolare per una tinta esclusiva, selleria in pelle, premium e il sistema audio Bose. Dacia continua il suo successo inarrestabile grazie alla formula magica qualità Renault al miglior prezzo sul mercato. Oltre 3 milioni e mezzo di unità vendute e un alto tasso di interesse sul marchio. Sono più di 3 milioni i fan su Facebook. Oggi al Salone di Ginevra Dacia presenta una serie limitata trasversale e il cambio automatico Easy R. Renault, innovazioni per tutti, Dacia, il miglior rapporto qualità-prezzo sul mercato.